È il momento di presentarvi il nostro primo ospite, o la nostra prima ospite per essere corretti, visto che si tratta della signora Giuliana Conforto, buonasera, astrofisica, che però ha fondato una nuova disciplina, la fisica organica, ha scritto anche questo libro, vedete, Giuliana Conforto, Universo Organico. Prima però di parlare di questa sua cosmogonia, se mi posso permettere, se non è eccessivamente presuntuoso questo termine, una domanda ovviamente sul servizio che abbiamo appena visto. Che cosa ne pensa di questi tentativi di dare una dimostrazione, tra virgolette, scientifica del fantasma, di fenomeni che non riusciamo a comprendere, che chiamiamo fantasma? Poi anche sul termine fantasma dovremmo fare delle precisazioni, sì, no? Certamente, ma indubbiamente è interessante, diciamo, si aggiunge un'altra prova. Quello che invece secondo me rientra nella grande novità della scienza è, oltre a questi esperimenti, che ben vengano per carità, è una serie di prove scientifiche che ci consentono di affermare che non solo esistono i fantasmi, ma esistono morti che non sono morti, alieni, e tutta una serie, chiamiamoli con nome giusto, di universi. Certo. Universi che noi non possiamo vedere, che la scienza non può vedere, ma che in qualche modo si possono provare, anzi devo dire per prima è la scienza che li calcola, gli universi infiniti sono calcolati. Allora, se non ho capito male, qui si tratta di fare una precisazione di metodo, di filosofia della scienza, se possiamo dire così, lasciare da parte la scientificità degli strumenti e entrare in un'altra scientificità un po' più raffinata e più complessa. Lei ce la vuole provare, sì, a spiegare, purtroppo nel poco tempo a disposizione, ma non è una violenza che io le faccio concettuale, però se lei riesce a me e al pubblico a spiegare questo passo in avanti gnoseologico, se posso usare questo, quindi di conoscenza, le sono grato. Ma guardi, il passo in avanti viene dalla stessa scienza. L'astrofisica in questi ultimi 10 anni ha fatto delle scoperte incredibili. La scoperta ormai consolidata e provata, quasi è stata vincente nel 2003, è che la scienza non può vedere il 95% della materia. Provi a indicare, no, poi dopo lo facciamo vedere al pubblico, che cosa. Noi quello che possiamo vedere è solo la materia luminosa, che è il 5% di tutta la massa calcolata esistente. Allora, c'è un 95% di ignoranza. Questo, la cosa interessante dal punto di vista scientifico è che questo 95% è composto da materia di tipo diverso, cioè esistono diversi tipi di materia. E questo è il punto chiave. Ecco, andiamo avanti con gli altri cartelli che ho visto, perché sì. Perché i nostri corpi sono composti da atomi, tutto è composto da atomi, quello lo sappiamo. E la fisica scopre che gli atomi sono composti da 4 tipi di particelle. Ora, la stessa fisica scopre che ne esistono altri. Sono 12 le particelle, non sono 4, quindi si triplica. Allora questo può far pensare che esistono 3 tipi di materia almeno che possono comporre corpi, perché no? Non solo, queste 12 particelle si accoppiano, racconta la fisica, con delle particelle che sono di tipo diverso, non sono materiali, sono particelle che portano il messaggio. La fisica le chiama bosoni, è un nome noto, però è una particella che non ha né spazio né tempo. Ecco, non c'è la particolarmente raffinata, diciamo. È una particella che penetra tutto, non ha limiti, non ha confini, sta dovunque. E l'hanno scoperti negli anni 70, sono i tre particelle bosoni vettoriali. Allora, qual è l'ipotesi? L'ipotesi è che questi 3 tipi di materia e queste particelle messaggere compongono altri corpi dello stesso essere umano, cioè siano corpi che possono stare all'interno del nostro corpo, perché gli atomi sono completamente vuoti. E la morte, è importante, è semplicemente il distacco del corpo di luce da quello fisico, ma l'identità è, diciamo, rimane nel corpo di luce. Qui ci addentriamo con grande mistero, con grande semplicità. Propongo però una pausa pubblicitaria. E poi la dottoressa Conforto farà una sintesi di questa sua cosmogonia e cercheremo di legarla in qualche modo al filo rosso della nostra puntata, che rimane il fantasma. A tra poco.
Eccoci di nuovo insieme, puntata speciale di Top Secret dedicata ai fantasmi. Ci eravamo lasciati con una teoria affascinante, la cosmogonia della dottoressa Giuliana Conforto, astrofisica che ci ha spiegato una frontiera della fisica, la fisica organica, no? La fisica organica è quello che io in qualche modo ho affrontato, che si chiede una domanda: di chi è l'intelligenza? Del corpo umano o delle forze che lo generano? E non c'è modo di dare una risposta, perché non si può discernere. Quello che è sicuro, scientificamente sicuro, è che esistono diversi tipi di materia e diversi tipi di luce. E la luce dominante dell'universo è una luce che l'astrofisica chiama oscura. Mentre la luce che gli apparecchi osservano è la luce elettromagnetica, che ci fa vedere quasi niente, meno del 5%. Studiando i diversi tipi di materia, sì, che propone la fisica, tra l'altro, io li ho messi in relazione a delle antiche immagini alchemiche, e si può vedere che l'uomo potrebbe avere diversi corpi, di cui uno è quello visibile, che contiene gli altri, perché è come se quello visibile fosse un involucro, un contenitore, certo, di altri corpi. Per cui la morte è solo un distacco, un dissolversi del vincolo tra il corpo visibile e quello invisibile di luce. Quindi, in un certo senso, cioè, sicuramente saremo eterni. Ecco, lei ha affrontato con grande semplicità temi universali: la vita, la morte, l'esistenza dopo la morte in qualche forma. Anche se il suo è un approccio scientifico, è arrivata mai delle conclusioni spirituali o religiose? Perché mi ha parlato poi, alla fine, certo, della domanda delle domande, sì, qual è, sì, l'intelligenza, sì, che governa poi tutto questo sistema complesso di materia, no? Certo, è una visione che in realtà travolge sia le religioni che le scienze, perché l'ipotesi portante è che noi qui siamo in un film, in qualche modo, in un film interattivo, una Matrix, ma che la realtà vera è quella fuori, e quindi è come se noi ci rivestissimo di un abito di scena e ci cerchiamo di riconoscerci, di volerci un po' più bene di quanto ci vogliamo finora.